Sicuramente, come hai detto ieri, volevo vincerla. Ma non si può sempre vincere. E il pareggio, come qualcuno ha detto sotto nei commenti, post partita, è andato male, ragazzi. Il pareggio fa più bene a noi, perché noi rimaniamo avanti, vero? Magari Milan e Napoli recuperano 2 punti, che per carità, se vogliamo vedere bicchiere mezzo vuoto, è proprio questo. Però secondo me bisogna guardarlo sempre mezzo pieno, perché è riandato sotto su un errore di Dumfries. E l'è pareggiata con grande classe della Tula subito dopo, 5 minuti dopo. Poi è vero, la partita non ha decollato, non, né da una parte né dall'altra, e quindi pare giusto, però secondo me giù, cioè, di più non si poteva fare, ma proprio perché l'assetto tattico della Juve non dava spazio alle nostre trame, purtroppo. Se giochi di prima ieri, se riesci a giocare di prima ieri, forse ne fai anche il secondo, ma il problema sono gli spazi, sono le linee interrate. Si è provato poco con i cross, ma quando si è arrivati ai cross, diciamo che la palla era troppo larga, troppo lunga e inattaccabile per Thuram e Lautaro. Mkhitaryan non al 100% ieri, cioè si vedeva, non riusciva a creare gioco, non riusciva a smistare come suo solito i palloni, sbagliava molti passaggi ieri. E però detto questo, ragazzi, mercoledì c'è Benfica, ma prossimo weekend c'è Napoli e bisogna vincere con Napoli, a Napoli tra l'altro, che è un tabù, un altro tabù da sfatare. Bisogna giocare meglio, certo le caratteristiche del Napoli esaltano quelle dell'Inter secondo me, attenzione, però Napoli è campione d'Italia in carica e la rosa è forte, come dice Marco. E quindi va giocata come si è provato a giocare ieri, però il pareggio è ancora più giusto. Di arbitraggio non voglio parlare, anche se alcuni dicono che il gol dell'Inter vizia da un fallo, no? Metro arbitrale sui cartellini, lasciamolo perdere. Per me ieri era corretta, cioè non ci sono stati falli che hanno portato i gol, quindi zero polemiche. Poi chi vuole far polemica è uno stolto, però va bene così. Detto questo, stasera siamo in live reaction di Bologna-Torino. Mi raccomando, ho già creato la live, se potete
passati, inizia alle 8:40 e per questo video è tutto. Il day after di Juventus-Inter finisce qui. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, commenti dettagliati, li leggo tutti e cerco di rispondervi appena posso. Like, iscrizione al canale attivando la campanella per non perdervi neanche un video e per non perdervi la live di stasera. Qui da Dani Football è tutto, il football ci piace anche raccontarlo anche in live e nulla, ci vediamo stasera, bella, sempre, forza Inter.